Andiamo adesso in campo con la rubrica realizzata in collaborazione con Foglie TV. Ben ritrovati con la nostra rubrica In Campo. Oggi ci troviamo a Rutigliano, in provincia di Bari, per parlarvi di un prodotto eccezionale, che sono i broccoletti di rapa, comunemente conosciuti come cime di rapa. Le cime di rapa sono un ortaggio tipico della nostra regione che, accostate con le orecchiette, ne fanno un piatto, oltre che prelibato, conosciuto e ormai diventato un piatto tradizionale regionale. Siamo in campo con Antonello Verna, produttore di rape qui a Rutigliano. Antonello, spiegaci qual è il periodo in cui si coltivano le rape. La rapa è una varietà molto poliedrica perché, essendo una pianta molto rustica, riesce a essere coltivata sia nell'ultima parte del mese di settembre fino ad arrivare fino a maggio. Ci vuoi spiegare quali parti delle rape sono commestibili? La rapa, diciamo che è commestibile al 100%, perché anche le foglie basali, quelle un po' più, che sembrano un po' più dure, però sono molto tenere e molto buone da mangiare. Dipende da dove si vengono consumati. Ci sono zone dove mangiano solo il coimbro o fiore o infiorescenza, e sono zone dove piace molto invece sentire il sapore dell'amarognolo o della foglia, quindi prediligono più delle varietà dove c'è più foglia e meno coimbro, però è totalmente buona e commestibile. Ecco, negli ultimi anni avete anche predisposto delle confezioni già pronte all'uso, proprio per facilitarne il consumo. Assolutamente sì, diciamo che queste ultime confezioni che abbiamo, diciamo, creato sono proprio per far sì che chi non ha la possibilità o non ha la preparazione di sapere come cucinarle, le trova già pronte, tagliate, basta dargli un bollo o metterle in padella per essere cucinate. Diamo un consiglio finale: quanto tempo deve passare da quando viene acquistata dai nostri consumatori a quando deve essere consumata? Beh, sicuramente la verdura va comprata quando c'è il desiderio di mangiarla, perché la verdura più fresca è, più mantiene le sue caratteristiche organolettiche. Però voglio dire, diciamo che con le tecniche di frigoconservazione, con la velocità che passa dal momento della raccolta al momento in cui il prodotto è sullo scaffale, sono molto rapidi, quindi voglio dire, la rapa arriva sui mercati molto fresca. Però il mio consiglio è: quando vuol mangiare le rape, va, le compra e le cucina, è sempre meglio, in giornata è sempre meglio. Un ortaggio ricco di molte proprietà benefiche e conosciuto in tutto il mondo per la sua tipicità e caratteristica, è infatti iscritto all'interno dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali regionali del Ministero dell'Agricoltura. Per oggi, con la rubrica In Campo, è tutto, alla prossima puntata.